del livello i danni di immagine alla Regione Abruzzo, la società L'accordo è sorgente stato Santa Croce raggiunto S.p.A. grazie di al tavolo Canistro. sindacale Lunedì 3 ottobre è fissata la riconsegna da Allora, parte però, della il società giornale della ancora sorgente deve alla lo Regione. stesso In una fornire nota, delle Camillo precisazioni Colella, quali sono patron gli della Santa agricoltori Croce, marchio nazionale di acqua minerale che si produce proprio a Canistro, sostiene che la società non si sia mai rifiutata e abbia sempre collaborato nei sopralluoghi alla riconsegna della sorgente. Non ci siamo opposti neppure quando, si legge nella nota, hanno tentato di confondere le pertinenze con le proprietà private. Tra la sorgente Santa Croce S.p.A. infatti e la Regione Abruzzo è in atto un braccio di ferro e un contenzioso legale. L'imprenditore molisano ha ribadito l'intenzione di chiedere risarcimenti milionari all'ente regionale per i danni di immagine patiti alla luce delle vessazioni subite dalla Regione, si legge, che ci perseguita dopo averci negato la concessione e la proroga, adducendo irregolarità del DURC che abbiamo invano chiarito. Intanto la società Santa Croce ha avviato le procedure di mobilità per i 75 dipendenti dello stabilimento. Colella poi smentisce che siano stati apposti i sigilli lo scorso mese di ottobre. Sulla riconsegna che la Regione Abruzzo diceva essere ostacolata dalla società Santa Croce, rispondono i legali di Colella che sostengono che nessuno ha mai ostacolato o reso più difficoltose o ritardato le attività di restituzione del giacimento e delle sue pertinenze alla Regione Abruzzo, come asserito invece in alcune comunicazioni della Regione stessa. Intanto lunedì si procederà alla riconsegna e la società Santa Croce fa sapere che, come richiesto dalla Regione, metterà a disposizione il proprio personale tecnico necessario alle operazioni di riconsegna della sorgente. Beh, l'unica preoccupazione è quella di salvaguardare i posti di lavoro e di salvaguardare un'attività così importante che porta anche il nome dell'Abruzzo. Una galassia di purea di patate blu, pianeti di gelatina di rape rosse, stelle di crema di zafferano e buchi neri ripieni di carbone vegetale e caciotta che collidono e implodono. È così che lo chef stellato William Zonfa ha interpretato in cucina il concetto dei buchi neri. Con l'universo è servito, la scienza della notte europea dei ricercatori che si è svolta all'Aquila e in altre quattro città d'Italia ha incontrato la cucina e il pubblico, numeroso all'auditorium, come nel resto delle strade cittadine per i numerosi eventi. E poi gli effetti delle onde gravitazionali sullo spazio sono diventati una cialda di riso disidratato allo zafferano che a contatto con l'olio bollente si espande. Il planetario, gli stand con gli esperimenti, l'allegria e la scoperta nella lunga notte della scienza, a cui si è unita anche Street Science dell'Università degli Studi dell'Aquila. E la magia e lo stupore della scoperta è stato interpretato da William Zonfa nel cappuccino di cioccolato croccante e frizzante con praline di cioccolato. I ricercatori fuori dai laboratori per una notte intera per far toccare con mano a grandi e piccini la scienza in strada. Dammi solo un po' di tempo e poi passerà tutto. Conosco bene i tuoi baci da Nel cuore del centro storico in via di ricostruzione, poche pareti rosse, una piccola platea e un palco ricavato tra una colonna e un angolo. E per magia nasce Spazio Pazzo, un luogo dove chiunque voglia esprimere se stesso può farlo, musica, teatro, arti visive, parole e qualsiasi forma di comunicazione. Uno spazio realizzato con i sacrifici di due associazioni cittadine per riappropriarsi di un pezzo di città da vivere e condividere con gli aquilani. È uno spazio con intenzioni globali, dal teatro alla musica a corsi di qualsiasi tipo, da enologia a teatro bambini, a illustrazione, teatro adulti, ci saranno innumerevoli cose. Spazio Rimediato si trova nel cuore del centro storico dell'Aquila. In che modo è gestito? Chi se ne occupa?
Siamo due associazioni di base, due associazioni culturali, Associazione Culturale Ricordo e Associazione Culturale Est-Est, e diciamo ce lo siamo ricostruito pezzo pezzo per renderlo un posto bello, questo era l'obiettivo. È a disposizione di chiunque? Assolutamente sì, tant'è che ci sono molti corsi che gestiamo direttamente come associazione e ci sono anche corsi di persone che ci hanno chiesto uno spazio per poterlo organizzare, un corso per esempio, o uno spettacolo o un concerto. Illuminami come se tutto il male fosse risolto, di luce riflessa sopra il